Ci vuole buon senso, Parenzo, poi cambi. Sì, il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune, diceva Manzoni. E purtroppo, siccome il senso comune oggi, in molti Bassetti oggi per fortuna non l'ha fatto, anzi ha detto ci vuole grande buon senso e non interpretiamo questo come un liberi tutti. Questo è un messaggio importante da parte di Bassetti, perché invece del dibattito pubblico di queste ultime ore, leggendo i giornali, ascoltando i programmi, si sentono anche invece delle sirene diverse, si sentono anche esponenti politici che dicono ma come, ma non ci fate sciare, ma la montagna è tanto bella ad alta quota, com'è possibile punire così chi ha gli impianti da sci? Che è una stupidaggine megagalattica, perché nessuno, anche il governo più cattivo, ha interesse a colpire un settore economico. Allora, per non fare impazzire il dibattito pubblico, il buon senso va benissimo. Dopodiché, vedo le immagini della metropolitana fermata a Cadorna di Milano, che tu hai mandato egregiamente in onda in questo servizio, e francamente, essendo Cadorna uno snodo per chi conosce la città piuttosto importante, io ho visto tanta, 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 tanta gente. Ora, non si tratta di Ma del resto colpevolizzare io me la nessuno. posso prendere con quelle persone, cioè se No, a quelle esatto, persone è stato no, detto che possono andare a no, fare shopping, che possono uscire di casa, ma esatto. no, perché sennò diventiamo tutti censori, no? Cioè poi No, e quindi dopo il buon il senso buon ci senso vuole, è però che ci se vuole la arrivo nel norma. negozio e vedo che ci sono 50 persone, forse vado a Però ci fare un vuole la giro da norma. un'altra Tra parte. l'altro, come voi ben sapete perché l'avete raccontato, nel weekend che abbiamo appena passato ci sono state molte multe che i vigili delle grandi città hanno dovuto Sì. comminare, purtroppo a passanti e ad alcuni esercenti che non rispettavano il numero massimo di persone. Quindi se andiamo a vedere le multe che sono state in qualche modo, purtroppo, ma necessariamente distribuite da nord a sud, in particolare nei grandi centri abitati, vediamo che quell'auspicato buon senso purtroppo non Non sempre c'è. sempre presente, voglio sentire anche cambi.